Il MEF è partito, la settimana cinematografica di Mesagni ormai è al punto di avvio. Quali sono gli appuntamenti più importanti che troveremo? Allora, mi chiedi di discriminare, perché per me sono tutti appuntamenti importanti, però effettivamente ci sono, diciamo, delle punte di diamante, chiamiamole così, che, di grandi artisti che ci regaleranno sicuramente grandi emozioni. E mi riferisco ad esempio al concerto di Monio Vadia, che domani sera 25 di luglio in Piazza Orsini, assieme ad una band fantastica che sono la Roma Rabbit. E quindi insomma partiamo con questo piccolo grande regalo come punta di diamante. Però tutti i giorni ci saranno sette appuntamenti per tutta la settimana di presidi di umanità in Piazza Commestibili con ospiti eccezionali, eccezionali perché lavorano tutti i giorni, hanno a che fare con situazioni che riguardano i diritti degli esseri umani, quindi sono degli ospiti particolarmente speciali, quindi non solo personalità del mondo del cinema e della musica importanti, ma persone che lottano tutti i giorni e ci possono aiutare a vedere le cose da un altro punto di vista. Però anche una cosa molto importante, che per me è una punta di diamante, è l'arena dei ragazzi, l'arena MF Young, dove loro hanno scelto, selezionato, intervisteranno anche degli ospiti importanti. Domani sera avranno Massimiliano Bruno. Ed è un'arena che parte dalla Puglia e penso che sia un esempio unico, non solo in Puglia, ma anche in tutta Italia. Un'arena gestita da ragazzi che sono qui seduti dagli 11 ai 18 anni. È una cosa incredibile, secondo me. Quindi. Piano piano il MEF sta diventando una best practice da esportare in tutta Italia. Sì, dice una cosa importante secondo me, che è la cosa a cui teniamo di più. Noi lo chiamiamo presidio di umanità, proprio perché cerchiamo di mettere insieme il cinema con quelle che sono le tematiche che hanno a che fare con gli esseri umani e con le nuove generazioni. Quindi il cinema è veicolo di tante cose importanti. Abbiamo voluto, il Messapica Film Festival nasce con questa vocazione, mettere insieme questi due elementi fondamentali, riprenderci delle cose che forse stavamo perdendo. Piano piano però cresce sempre di più. I progetti già per il prossimo anno sono sicuro che ci sono già in cantiere, ma intanto viviamo questo che è davvero straordinario. Sì, è vero, cresciamo ogni anno, abbiamo avuto anche lo stallo della pandemia. Infatti quando ci siamo ripresi da questa situazione siamo entrati nelle scuole e già da 2 anni, questo è il secondo anno che facciamo questo progetto, il MEF School Lab, che abbiamo appena presentato e che dà veramente tante soddisfazioni, ma non solo per i ragazzi che lo fanno, ma anche per tutta la comunità, no? Abbiamo parlato di questa piccola sala che il sindaco sta concedendo a questi ragazzi che hanno chiesto, no? Di riappropriarsi proprio dell'identità del cinema, di riavere un cinema a Mesagne, gestito da loro sempre, però per tutti, ecco. Quindi degli upgrade ogni anno servono per tutti, non solo per l'evento fine a se stesso. Come da un'idea si parte per poi arrivare a qualcosa di concreto. Questo spazio per i ragazzi, questo cinema diventerà un punto di riferimento veramente per tanti mesagnesi. Esatto, la cosa più bella è quando un evento culturale è per la comunità, si sposa con la comunità e la comunità partecipa. Io sono felicissima che qui seduti non ci siano solo i ragazzi, ma i tantissimi mesagnesi che hanno partecipato al loro cortometraggio, si sono proprio aperti, si sono lanciati. Ed è una cosa che non è da sottovalutare, non è scontata. Quindi c'è una comunità che ruota attorno ai progetti scuola, diciamo, si danno linfa l'un l'altro, no? E quindi poi c'è una crescita insieme. I ragazzi portano avanti un discorso, i grandi li ascoltano, tornano bambini e Sì, si è un cresce tutti rapporto insieme. intergenerazionale, no? Tra generazioni che fa crescere entrambi. Esatto, è proprio quello il punto di forza che siamo riusciti, credo, A fare. quest'anno sì, ancora di più, quindi lo porteremo avanti. Grazie. A te.